ship. Boom, 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 chop the tree. Boom, 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 skip the rope. Boom, 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 look at me. Vittoria per lo Svizzera all'esordio nella Christmas Cup contro il Real Bacoli. Gara molto combattuta, con il Real Bacoli in vantaggio per gran parte del match, che cede allo Svizzera nei minuti finali. Arbitro della gara, valido per la seconda giornata di campionato, è Russo Di Napoli. Lo Svizzera agli uomini contati si schiera con Di Meo tre pali, Esposito centrale, Luzzi e Dorta sui lati, Schiano unica punta. Per il Real Bacoli in porta Vallucci, Carannante della Ragione come coppia difensiva, Caterino Miraglia come coppia offensiva. Inizio di gara affidato allo Svizzera, che si rende subito pericoloso con Schiano, ma la palla diventa in corner da Lucci. Il Real Bacoli non ci sta e ci prova con della Ragione, ma la palla va alta sopra la traversa. Un minuto dopo è Merone a provare il tiro dopo una respinta della difesa, ma Di Meo è attento e deve in fallo laterale. Lo sforzo del Real Bacoli porta al vantaggio con Carannante, che è bravo a sfruttare il suggerimento di Caterino e beffa Di Meo in uscita. Lo Svizzera tenta subito di riequilibrare il punteggio con Schiano, ma è ancora bravo Lucci a respingere il tiro. Poco dopo il Real sciupa una grossa occasione con Carannante, che spedisce la palla alta sopra la traversa dopo una respinta di Di Meo sul tiro di Caterino. Lo Svizzera non si lascia intimorire e ci prova con Dorta, ma ancora una volta Lucci deve in corner. Al 14esimo arriva il pari per lo Svizzera sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dorta finta di calciare, lascia la palla a Lucci, che prova il tiro ribattuto dal portiere. Sulla respinta, Dorta non ci pensa due volte, prova il pallonetto e sigla la rete dell'1-1. Al 18esimo arriva il nuovo vantaggio per il Real Bacoli con Di Caterino, che dalla sinistra lascia partire un tiro che trafigge Di Meo. Al 21esimo contropiede per lo Svizzera con Schiano, che è bravo a sfruttare l'assist di Lucci e sigla la rete del pareggio, che chiude la prima frazione di gioco. Nella seconda frazione di gioco è subito Schiano che prova a battere la rete, ma la palla va di poco al lato. Al secondo minuto il Real Bacoli è di nuovo in vantaggio con della Ragione, che lascia partire un siluro che termina alla sinistra dell'incolpevole Di Meo. Due minuti più tardi ancora della Ragione, che tenta il colpo del KO, ma questa volta è bravo Di Meo a respingere il tiro. Al 21esimo acuto dello Svizzera, Esposito anticipa Di Caterino, la palla va a Lucci, il quale non ci pensa due volte e prova il tiro che trafigge il portiere avversario. Due minuti più tardi ancora Lucci potrebbe realizzare la rete del vantaggio, ma è bravo Merone a respingere sulla linea di porta. Il vantaggio arriva qualche minuto dopo grazie a Dorta, che parte dalla sua metà campo, scambia con Lucci ed è poi bravo a battere la rete con Lucci in uscita. Il vantaggio galvanizza i ragazzi dello Svizzera, che provano il colpo del KO ancora con Lucci dalla distanza, il quale trova la pronta respinta del suo omonimo. Dopo qualche minuto di impasse il Real Bacoli trova il pari grazie a Miraglia, che sfrutta ottimamente un calcio piazzato e non lascia scampo a Di Meo. Sul finire però lo Svizzera a credere di più nella vittoria, realizza la rete del vantaggio con Esposito, che intercetta una palla persa dagli avversari e batte con un esterno destro sul proprio il portiere Lucci. Nei minuti finali ancora Esposito, che in contropiede realizza la rete del 6-4 e può festeggiare così la sua doppietta personale. Importante vittoria per lo Svizzera, che quindi nelle prossime gare potrà accontentarsi di un pari per qualificarsi alle fasi finali, mentre il Real Bacoli è costretto a vincere la prossima gara contro Happy Hour per sperare di passare il turno.